incarnazioni del divino Atma. La parola costituisce la ricchezza del mondo. La parola promuove l'amicizia e l'affiliazione. È la parola che conferisce dolcezza e affetto a tutte le relazioni. Ma la parola ancora può condurre alla morte. Il linguaggio è dotato di immenso potere. Il potere e le potenzialità del linguaggio rappresentano i sentimenti divini dell'uomo. Quindi bisogna essere molto vigili nel parlare. I misteri della creazione sono meravigliosi. Quando due persone si incontrano in un dato luogo o in qualsiasi momento, si notano le loro differenze. Le loro forme e maniere differiscono e differiscono anche nella loro intelligenza. Anche le loro opinioni variano. Se non si comprende cosa sta alla base di queste differenze, i pensatori materialisti enfatizzano le differenze. Oggi un numero crescente di intellettuali ignorano l'unità che è alla base della diversità e propagano il culto delle differenze. Le persone buone che realizzano l'unità dietro l'apparente diversità stanno diminuendo giorno dopo giorno. E questo è male. Il compito principale dell'uomo è di riconoscere l'unità che sta alla base della molteplicità. Se si indaga su una questione con una mente pura e altruista, si vedrà ciò che è comune a tutti gli esseri. La nascita e la morte sono comuni a tutti gli uomini. La fame e la sete sono vissuti da ogni persona. Queste sono verità che si applicano a tutte le persone, siano esse indigenti o milionari, siano essi studiosi o uomini ignoranti. Ogni essere umano ha un corpo e uno spirito, di conseguenza ognuno gode di un certo grado di libertà. Questo viene descritto come libero arbitrio. Non comprendendo la natura di questa libertà, gli uomini tendono a sottolineare le differenze piuttosto che i fattori che uniscono. L'uomo è una combinazione di due tipi di tratti, una è la natura animale, l'altra è la divinità. Ondeggiati da cattive qualità come lussuria, rabbia, avidità, delusione, presunzione ed egoismo, che sono i sei nemici dell'uomo, si degrada fino al livello dell'animale. Dall'altro lato, colui che fa un corretto uso delle buone qualità conferite da Dio, come intelligenza, saggezza e virtù, persegue il sentiero della verità e della giustizia e si impegna in attività divine alla fine di realizzare il divino. L'uomo può scegliere il sentiero che lo conduce all'animalità o alla divinità, perché le potenzialità sono comuni. Ciò che è importante è il percorso che si sceglie. Così sono i pensieri, così è il risultato. La mente determina l'obiettivo che si persegue, quindi è essenziale portare la mente sulla strada giusta e realizzare la vera nobiltà dell'esistenza umana. Se si ha un coltello, si può usarlo per affettare le verdure e preparare un buon pasto. Lo stesso coltello può essere usato per portare via la vita di un'altra persona, comportandosi in maniera demoniaca e cessando di essere umani. Quindi la stessa mente è responsabile del comportamento sia animale che divino. Nel Vedanta viene affermato che la mente è la causa della schiavitù umana o della liberazione. Lo stato della mente dipende dalla natura dei pensieri con cui è riempita, proprio come l'odore della carta dipende da ciò che è racchiusa in essa.
Se avvolgiamo fiori, pesci o patatine, la carta prenderà lo stesso odore. Quando si usa la mente correttamente, l'uomo raggiunge la realizzazione. Gli uomini percepiscono il mondo in termini di diversità, ma come dice la Sacra Scrittura, c'è solo l'uno. Il saggio lo chiama con molti nomi. Le persone provano caldo o freddo, gioia o dolore, oscurità e luce, sperimentano profitti e perdite. Tutti questi sono aspetti opposti della stessa cosa e non sono cose differenti. Ad esempio, l'oscurità aiuta a godersi la luce. Se non ci fosse l'oscurità, la luce non avrebbe valore. L'oscurità è assenza di luce, la luce è assenza di oscurità. L'oscurità presta valore alla luce, il dolore contribuisce al valore della felicità. Allo stesso modo, la censura ha il suo valore, esso esalta il valore dell'elogio. La censura è il trampolino di lancio per lodare. I due sono interdipendenti. Per tutte le esperienze nel mondo relative al piacere e al dolore, alla gioia e al dolore, la causa è una. Tutti i problemi che si provano sono pietre miliari per la felicità. Questa è l'essenza del Vedanta. Quindi, per l'uomo, la giusta pratica spirituale consiste nel coltivare l'uguaglianza senza soccombere al dolore o esultare per un evento felice. Nella vita quotidiana le persone sperimentano tutti i tipi di felicità e angoscia. Le scritture dichiarano: tratta la gioia e la tristezza, il profitto e la perdita nello stesso modo. Incarnazioni del divino amore, qual è lo scopo del vostro ingresso qui nell'ashram? Qual è il senso interiore del venire qui? Siete venuti per condurre una vita pacifica, sacra e beata, dedicata al divino. Questa pace non giace nel mondo esterno. La pace è la vostra forma. La verità è anche la vostra forma. È follia pensare che bisogna cercare la verità da qualche altra parte. La verità è che la verità è conoscere il proprio sé interiore e sperimentare il sé è la pace. La mancanza di freschezza è causata dal coinvolgimento in esperienze esterne, ignorando il sé interiore. Tutte le cose buone e cattive nel mondo sono legate alle azioni dell'uomo. Il vostro benessere è basato sulla vostra condotta. La vostra ricchezza dipende dalle vostre azioni. Vi assicurerete la pace e la prosperità quando la vostra condotta sarà buona. Ciò richiede tolleranza. La preghiera upanishatica dice: è permesso di avere tolleranza agli uni verso, ci permette di avere tolleranza gli uni verso gli altri. Rallegriamoci insieme e lottiamo tutti insieme. La tolleranza è uno strumento potente. Dharmaja, il più anziano dei Pandava, è stato in grado di segnare molte vittorie con l'arma della tolleranza. La tolleranza non è un segno di debolezza o vigliaccheria. Nessuna altra arma ha il potere della tolleranza. Non dovrebbe essere usato come solo uno strumento individuale, deve essere vissuto anche collettivamente. Questo è il motivo per cui le scritture hanno lodato la pazienza collettiva proprio all'inizio della ricerca spirituale. Qual è il suo significato interiore?
Viviamo e ci muoviamo in armonia, cresciamo insieme, prendiamoci cura con saggezza di ciò che abbiamo acquisito insieme. Viviamo in completa armonia senza alcuna incomprensione. Pertanto, non abbiate fraintendimenti fra di voi. Tutti voi dovreste vivere in amicizia come i figli di una madre. Dio è onnipotente, ma allo stesso tempo è necessario anche uno sforzo umano. Senza di esso l'uomo non può godersi il beneficio della grazia di Dio. È solo quando si ha la grazia divina che l'essere umano cerca di sperimentare la beatitudine. Proprio come puoi goderti la brezza di un ventilatore solo quando hai un ventilatore e l'energia elettrica per farlo funzionare. Nel grande dramma della vita cosmica, il regista cosmico Dio è anche un attore. Il gioco cosmico è disciplinato da alcune regole e regolamenti. Poiché egli è l'onnipotente, Dio non può comportarsi in un modo arbitrario. Le sue azioni devono essere in accordo con il suo ruolo nel gioco cosmico. Là ci sono certe regole su come si dovrebbe agire secondo il tempo, il luogo e le circostanze. Non può comportarsi secondo i suoi capricci solo perché è onnipotente. Ad esempio, l'ufficiale che stabilisce le regole per controllare il traffico non può disobbedirle per il fatto che lui è l'autore. Allo stesso modo, il creatore deve conformarsi alle regole stabilite da lui per la creazione. Ogni posto è un tempio per Dio. Non riconoscendo questa verità, gli uomini sono coinvolti in esperienze mondane. Fanno domande sul perché in certe situazioni Dio non ha usato i suoi poteri illimitati per evitare certi eventi spiacevoli. Questo sorge da una concezione ristretta delle cose, senza capire come opera il divino. Essi sono preoccupati solo di se stessi e dei loro interessi e chiedono: ecco un tempio sacro, potrebbe accadere qualcosa di empio in un posto simile? Vedono le cose da una prospettiva ristretta. Non si rendono conto che per Dio l'intero universo è il suo tempio, quindi qualunque cosa accada ovunque accade nel tempio di Dio. Il cosmo è la forma di Dio, Vishnu. Dio è immanente ovunque nel cosmo. Quando un tempio è costruito su un pezzo di terra, se diventa un tempio, se viene abbattuto, diventa di nuovo semplice terra. Per Dio ogni posto è un tempio, i suoi piedi e le mani, la sua bocca e gli occhi e le sue orecchie sono ovunque. Comprendendo tutto, egli pervade tutto. Quando saranno viste le cose con questa ampia prospettiva, verrà riconosciuto che tutto può succedere a chiunque, in qualsiasi luogo o in qualsiasi momento. Nessuno può sapere e determinare dove una certa cosa dovrebbe avvenire. La vita può finire in una città, in acqua o in una foresta. La vita di ognuno finirà nel luogo, nel modo e nel tempo prescritto per lui. Questo è inevitabile. Questo è secondo l'operazione della legge della natura basata sulle coppie di opposti nella vita. È il concetto della dualità. A titolo illustrativo, ecco un episodio del Mahabharata. Krishna era onnipotente, era consapevole del fatto che i paragoni di pace con i Kaurava non sarebbero stati di alcuna utilità a causa della loro testardaggine. Sapeva che la guerra era inevitabile, ma nel contesto degli affari mondani e vista l'opinione pubblica,
ha dovuto fare uno sforzo per promuovere la pace. Di conseguenza lui andò come inviato dei Pandava. Fece uno sforzo inutile per convincere i Kaurava ad accettare un insediamento pacifico. Ha agito come se la sua missione di pace avesse fallito e ha detto ai Pandavas che la guerra era inevitabile. Tutte queste erano scene nel suo dramma. Ci si chiede quando Draupadi veniva umiliato in vari modi, quando Duryodhana si comportava sfacciatamente in modo malvagio nel perseguire le sue cattive intenzioni, perché Krishna non intervenne per impedire tutto ciò? Perché Krishna non ha distrutto il malvagio Duryodhana? La ragione è che il tempo non è ancora arrivato per questo. Bhima era lo strumento destinato all'uccisione di Duryodhana. Duryodhana ha dovuto incontrare la sua morte per mano di Bhima e non di Krishna. Krishna stava aspettando il momento giusto, pertanto qualunque cosa deve accadere, come, a che ora e in che modo, è stato predeterminato e il semplice fatto che io sia nelle vicinanze non servirà a modificare gli eventi. Nella sala delle udienze di Duryodhana, Sishupala lanciava abusi contro Krishna, ma Krishna aspettò il momento opportuno per intervenire. Solo quando la causa, il tempo e l'azione necessarie sono in combinazione fruttuosa, avverrà l'evento. Krishna fu paziente fino a quando il tempo fu maturo. Quando il momento di azione avvenne, Krishna mise fine a Sishupala. Il Signore aderisce sempre alle sue leggi, alle regole e ai regolamenti stabiliti da Lui. L'uomo non si attiene sempre alle regole quando si trova in difficoltà, ma qualunque sia la situazione, il Signore osserva le regole e i regolamenti. Pertanto nessuno può determinare quali limiti e leggi governano le azioni del Signore. Gesù Cristo dichiarò: «Io sono il Figlio di Dio», ma quando fu crocifisso, Dio non venne in suo salvataggio. Cristo gridò anche angosciato: «Padre, perché non vieni a salvarmi?» Ma il Signore agisce avendo riguardo al tempo, al luogo e alle circostanze. Si accorda a ciascuna persona l'onore e la stima che è dovuta a Lui. Cristo divenne una figura gloriosa nel momento della sua crocifissione. Quindi, con una certa azione, in un certo contesto, una persona raggiunge il nome e la fama. Ad esempio, Dì ha pregato la madre di farsi strada attraverso il labirinto di Padmavyuha, organizzato dai Kaurava. La madre ha cercato di convincerlo in tutti i modi possibili a non farlo. In ultima analisi gli disse: «Il labirinto è una trappola terribile. Il grande Bhishma è al comando dei padroni del nemico. Né tuo padre Arjuna né tuo zio Krishna è vicino. Tua moglie lo è. In queste circostanze non è corretto per te imbarcarti in questa pericolosa avventura». Ha parlato di tutto questo come madre. Ma Abhimanyu doveva parlare dal punto di vista del figlio. «Oh mamma, è giusto che tu lo faccia? Chiedi a un cucciolo di leone di astenersi dall'attaccare una manga di piccoli animali? Avresti dovuto ordinarmi di farlo. Vai a combatterli come un guerriero e torna vittorioso. Invece non è infame se mi chiedi di stare lontano dal combattimento?» Dicendo così, partì per il campo di battaglia. Abhimanyu non poteva trattenersi dall'andare sul campo di battaglia. Nessun guerriero può non rispondere alla sfida per un combattimento. La morte è preferibile all'infamia della codardia. Riconoscendo la validità del ragionamento di Abhimanyu, sua madre gli ha permesso di andare. «Lascia che Sri Rama sia il tuo protettore. Tutte queste benedizioni non hanno però salvato Abhimanyu». Abhimanyu
era destinato a morire nel labirinto del loto, Padma Vyuhuda, Vyuha. Le benedizioni avrebbero potuto salvarlo? Dato, siccome è morto nel Padma Vyuha, ha trovato un posto nel paradiso riservato agli eroi. Tale fama non viene ottenuta morendo in un incidente o a causa di una malattia o dalla vecchiaia. Per ogni tipo di fama, per ogni tipo di condotta di vita, c'è una forma specifica di morte. La morte, tuttavia, nasce insieme alla nascita e la morte deve arrivare nel modo in cui è destinata a venire. Il Signore, tuttavia, è testimone di tutti gli avvenimenti. In alcuni casi, egli fornisce indicazioni e avvertimenti. Quando questi avvertimenti e indicazioni vengono ascoltati, la persona interessata viene santificata. Quando uno li ignora, egli rinuncia alla sua santità. Una persona quindi dovrebbe fare il suo dovere. Il cuore del Signore è sconfinato. Si preoccupa per il benessere collettivo di tutti. L'uomo tuttavia tende ad avere una prospettiva ristretta e limitata. Una visione ristretta può portare solo ad un risultato limitato. Dio non fa distinzioni fra un gruppo e un altro, li ama tutti alla stessa maniera, li benedice tutti, desidera per tutti il bene comune. Lascia che il mondo intero sia felice, questa è la sua benedizione. Qualunque siano i desideri delle persone, saranno soddisfatte da Dio solo secondo le loro vite. Non si può andare al Gange con un piccolo bicchiere e sperare di ottenere qualcosa di più di quello che può contenere. Ma quando si agisce secondo il comando del Signore, la capacità del contenitore potrebbe ingrandirsi. Nel Mahabharata, Krishna desiderava evitare l'accusa di non aver fatto nulla per impedire la grande battaglia. Quindi scelse di andare come ambasciatore di pace dei Kaurava, anche se Arjuna, spacciato con lui in termini forti, non aveva pareri di pace con i Kaurava. I nobili e i puri sono stati oggetti di calunnia in tutte le epoche. Dall'antichità sino ad oggi i malvagi hanno assalito gli uomini di alto livello che avevano cercato di servire il loro prossimo. Tali eventi spiacevoli accadono di volta in volta. Solo quando questi attacchi vengono affrontati si manifesta la gloria del divino. Nessun grande uomo ha mai raggiunto eminenza senza superare l'abuso e la calunnia, le prove e le tribolazioni. L'oro acquisisce maggiore brillantezza se viene riscaldato nel crogiolo. Allo stesso modo un diamante diventa più brillante quando viene tagliato e produce più sfaccettature. Le prove e i test sono pietre miliari per la fama delle grandi persone. Il mondo è immerso nei guai a causa delle forze di divisione che hanno demolito la società su tutti i livelli. I devoti dovrebbero sviluppare una fede incrollabile, trascurando qualsiasi cosa accada nel mondo, evitando di dare troppa attenzione a qualsiasi cosa accada nel mondo. Coloro che hanno cuori puri e altruisti rimarranno immutati nella loro fede, come una palla di ferro rimane immobile anche in caso di tempesta. Ma coloro che sono influenzati dai desideri mondani ondeggeranno come una foglia secca soffiata da una leggera brezza. Fate in modo che la vostra devozione sia ferma. Questo è buono per voi. Considerate per un momento dove siete e per quale motivo siete venuti qui. Se
Siete venuti qui in questo ashram per riempire i vostri cuori di pensieri sacri. Non solo gli ashramiti, ma ognuno deve sviluppare sentimenti fraterni ed evitare l'odio e sviluppare l'equanimità e affrontare tutte le situazioni della vita con equanimità e forza d'animo. La rabbia, l'odio, l'ostentazione e l'orgoglio sono qualità animali. L'amore, la gentilezza, la tolleranza, la compassione e il sacrificio sono qualità umane naturali. La spiritualità non consiste semplicemente nell'offrire l'adorazione e fare i bhajan. Richiede l'eliminazione delle qualità animali nell'uomo e richiede di sforzarsi per la realizzazione dell'unione con il divino. Advesta Sarva Bhutanam, disse Narasimhan nel suo discorso fatto prima. I mezzi per prolungare o accorciare la vita si trovano nelle proprie mani. La vostra vita è prolungata quando siete pieni di gioia, quando siete calmi e pieni di pensieri puri. Quando siete pieni di invidia, rabbia, odio e presunzione, la vostra vita si accorcia. L'invidioso non riesce a dormire. L'insonnia rovina la salute ancora più della mancanza del cibo. L'invidia tormenta un uomo per tutto il tempo. Questi problemi portano ad accorciare la vita. Per quanto riguarda l'odio, l'uomo che ne è colmo può persino uccidere una persona. Soffre di allucinazioni che consumano il suo corpo e il suo spirito. La rabbia è la causa della distruzione delle potenzialità divine nell'uomo. L'odio rovina il sistema circolatorio dell'uomo. L'invidia spinge l'uomo alla follia, privandolo del suo sonno. In quella condizione non riesce a assaporare nemmeno il cibo. Quindi queste tre cattive qualità, l'odio, l'invidia e la rabbia, stanno portando a molte malattie. Se vi considerate devoti di Dio, dovreste liberarvi di queste tre cattive qualità. Conducete una vita pacifica e pura. Chiamarsi devoti e poi guardare con invidia gli altri è totalmente disdicevole. I veri devoti dovrebbero sempre sorridere, trasudare di gioia, sempre. Quella gioia farà loro. Quella gioia si manifesterà quando sperimenterete la vostra unità, la vostra unione con il divino in voi. Se siete infelici è perché non avete sperimentato il divino. Non preoccupatevi di quello che è successo, di quello che sta succedendo o di quello che succederà. Lasciate che le cose accadano a tempo debito. Dovete però trarre delle lezioni, imparare delle lezioni da quello che è successo. Perciò sii vigile, siate vigili, siate vigili. In molte situazioni le persone tendono ad essere negligenti. I problemi si verificano di tanto in tanto per avvertirci di stare in guardia e riconoscere la verità. Qualunque cosa accada è per il vostro bene. Rendetevi conto che anche ciò che sembra essere cattivo è in realtà per il vostro bene. Anche la calunnia è precursione di maggiore fama. Accanto alla censura cresce anche la lode. Guardate al buon nome che è in serbo per voi. Non preoccupatevi delle sciocchezze che accadono, non dovreste biasimare gli altri o insultarli. Siate vigili e promuovete la vostra buona natura.
Condividete la vostra bontà con chi vi circonda e sperimenterete la gioia che deriva da questa condivisione. I nostri giovani studenti sono teneri di cuore. Come sai, Nat, lo studente che ha parlato prima, ha detto: gli studenti hanno fatto ricorso alla recitazione delle scritture, al digiuno, alla preghiera e ad altre simili pratiche attraverso l'espiazione per ciò che considerano i loro errori. Sono in preda a tanti tipi di apprensioni e fantasie. Non dovrebbero preoccuparsi di ciò che è passato o di ciò che sarà nel futuro. Devono concentrarsi sul presente, che è un prodotto del passato ed è il genitore del futuro. Vivete nel presente e siate felici. Intrattenete solo pensieri felici, comportatevi come fratelli, state lontano dalle cattive compagnie. Persino un guerriero nobile e generoso come Karna ha sofferto gravemente a causa della sua associazione con il malvagio Shakuni, il malvagio Duryodhana e il dannato Dusassana. Dovete coltivare le buone compagnie. Come si decide chi è buono e chi è cattivo? Pensate alla questione profondamente. Colui che vede il male in ciò che è buono è un uomo cattivo. Colui che vede il bene anche in ciò che vi è male è un bravo uomo. Quindi cercate la compagnia solo del bene. L'uomo, si dice, è una combinazione di verità e rettitudine. La verità è Dio, la rettitudine è divina. In verità non vi è giustizia più grande dell'aderire alla verità. Dobbiamo vivere nella dimora della pace, il cui fondamento è la verità, le cui mura sono la giustizia è la giustizia e il cui tetto è l'amore. Cari studenti, siete voi stessi gli esemplari dei vostri cuori puri e delle vite altruistiche. Voi stessi siete esempi. Vi sentite tristi per la sensazione che qualcuno si sia pronunciato in malo modo sul buon nome dell'istituto degli studenti. Non pensateci. Se siete liberi dalla colpa, perché dovreste preoccuparvi? Non dovreste sentirvi colpevoli a causa del comportamento scorretto di alcuni. La contaminazione colpisce tutti gli studenti. Agite sulla convinzione che nessuna colpa si attaccherà a qualcuno di voi. Agite secondo i suggerimenti della vostra coscienza. Questo vi porterà alla divinità. Continuate la sadhana che avete intrapreso. Siete destinati a ottenere buon nome e portare credito ai vostri genitori. Anche l'istituto sarà rivendicato. Dovete attenervi al sentiero della verità e condurre una vita ideale. Anche i devoti dovrebbero comportarsi con coraggio. Mostrate gratitudine al divino. Se temete il peccato e avete l'amore per Dio, riuscirete ad osservare la moralità nella società. Comportatevi con zelo e fede. Swami tornerà presto a Prashanti Nilayam e riempirà tutti di gioia e di entusiasmo. Non smettete di meditare su Dio, coltivate uno spirito di apertura mentale. Devoti, uomini e donne, tendono a magnificare le inezie. Evitate di commentare gli altri, di parlare degli altri. Amate tutti, servite tutti con un sorriso sul volto ed evitate il linguaggio duro. Una risposta dolce allontana l'ira. Riconoscete innanzitutto che il divino è in ognuno. Comprendere gli altri è la chiave per saper vivere bene. In tutte le terre il vero senso dei valori deve essere ripristinato.
e la fede nella divinità dell'uomo deve essere impiantata. Questo è il lavoro per il quale io sono venuto. Il mondo deve essere salvato dalle conseguenze della conoscenza limitata e dall'orgoglio accecante che sta pervadendo.